è Marcos, di Barcellona, ma potrebbe essere chiunque altro, in qualsiasi città. Quello che sta per accadergli si verifica ogni giorno negli uffici e nelle case di tutto il mondo. Un componente della stampante si rompe e Marcos viene indirizzato all'assistenza tecnica. Il nostro tecnico farà una prima diagnosi, ma solo quella le costerà 15 euro più IVA. Sarà difficile trovare i pezzi di ricambio per ripararla. Veramente non vale la pena aggiustarla. Ci vogliono 110-120 euro. Abbiamo stampanti da 39 euro. Il mio consiglio è comprare una nuova stampante. Io ne comprerei senza dubbio una nuova. Non è un caso che i tre negozianti abbiano suggerito di ricomprare la stampante. Facendolo, Marcos diventerà una nuova vittima della obsolescenza programmata, il motore segreto della nostra società consumistica. Il nostro ruolo è consumare, chiedere prestiti e comprare cose che non ci servono. Viviamo in una società dominata da un'economia di crescita, la cui logica non è crescere per soddisfare i propri bisogni, ma crescere per crescere. Se il consumatore non acquista, l'economia non cresce. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Questo film rivelerà come l'obsolescenza programmata abbia influenzato le nostre vite fin dagli anni 20, quando i produttori iniziarono a ridurre la vita dei prodotti per incrementare la domanda. Pensarono di accorciare la durata media e portarla a 1000 ore. Scopriremo che designer e ingegneri furono costretti ad adottare nuovi valori e obiettivi. Modificarono i progetti in modo da creare qualcosa di più fragile. Una nuova generazione di consumatori ha iniziato a sfidare i produttori. È fattibile un'economia produttiva senza l'obsolescenza programmata e senza impatto ambientale? I posteri non ci perdoneranno mai, perché sicuramente verranno a sapere dello stile di vita consumistico dei paesi sviluppati. Benvenuti a Livermore, in California, la casa della lampadina più antica del mondo. Mi chiamo Lynn Owens e sono a capo del comitato della lampadina. Nel 1972 scoprimmo che la lampadina, che era appesa nella stazione dei vigili del fuoco, era una lampadina importante. La lampadina della caserma dei pompieri di Livermore è accesa dal 1901. Paradossalmente, è sopravvissuta a due webcam. Nel 2001, per i 100 anni della lampadina, gli abitanti di Livermore hanno organizzato una grande festa in stile americano. Pensavo che 200 persone sarebbero state un bel risultato. Invece ne sono venute 800, 900. Non penseresti mai che qualcuno possa cantare tanti auguri a una lampadina. Eppure lo hanno fatto. La lampadina venne prodotta in una città chiamata Shelby, in Ohio,
intorno al 1895. Venne assemblata da un gruppo di donne molto interessanti e da alcuni signori che investirono nella società. Il filamento venne progettato da Adolphe Chaillet e venne ideato per durare. Perché questo filamento durò? Non lo so, il segreto è morto con l'inventore. La formula di Chaillet per il filamento a lunga durata non è l'unico mistero nella storia della lampadina. Il più grande è come questa sia diventata la prima vittima dell'obsolescenza programmata. Il Natale del 1924 fu un giorno molto speciale. In una stanza a Ginevra, diversi signori in abito gessato si incontrarono con un piano segreto. Istituirono il primo cartello mondiale. Il loro obiettivo era controllare la produzione di lampadine di tutti i paesi e dividersi la torta dei profitti del mercato mondiale. Il cartello si chiamava Phoebus. Phoebus include i principali produttori di lampadine di Europa, Stati Uniti e alcune lontane colonie in Asia e Africa. L'obiettivo era scambiarsi i brevetti, controllare la produzione e soprattutto controllare il consumatore. Per le aziende è meglio se il consumatore compra lampadine regolarmente. Se le lampadine durassero molto tempo, l'economia ne risentirebbe. All'inizio i produttori si sforzarono di ottenere lampadine a lunga durata. Numerous experiments resulted in the production of a small unit lamp of comparatively enormous resistance. The filament in under conditions of great stability. La prima lampadina commerciale di Thomas Edison, venduta nel 1881, dura 1500 ore. Nel 1924, anno della fondazione del cartello Phoebus, i produttori pubblicizzano con orgoglio lampadine dalla vita utile di 2500 ore. Così, quelli del cartello Phoebus pensarono di ridurre la durata media della vita delle lampadine a 1000 ore. Nel 1925 fu istituita un'apposita commissione, la Commissione 1000 ore, che si prefisse di arrivare a modificare le lampadine in modo da portarne la durata al periodo stabilito. Più di 80 anni dopo, Helmut Hüge, uno storico di Berlino, trova le prove dell'attività della Commissione, nascoste fra i documenti interni dei membri fondatori del cartello, fra cui Philips in Olanda, Osram in Germania e Compagnie de Lamps in Francia. Questo documento dice: la vita media delle lampadine per il servizio pubblico di illuminazione non deve essere garantita, pubblicizzata o offerta per valori diversi da 1000 ore. Spinte dal cartello, le società membre conducono esperimenti per creare una lampadina meno resistente, conforme alle nuove direttive sulla durata. La produzione da parte dei membri del cartello viene rigidamente monitorata. Uno dei controlli, per esempio, consisteva nell'allestire degli scaffali di prova con tanti piccoli portalampada, in cui venivano inseriti i campioni delle varie serie di prodotti di ogni singola azienda. Le grandi società, come la Osram, registravano meticolosamente la durata delle lampadine. Phoebus rafforza il proprio ruolo con una gestione meticolosa. Multa severamente i membri che si allontanano dall'obiettivo stabilito. Questa è una tabella per le multe dell'anno 1929. Da qui è possibile vedere quanti franchi svizzeri i membri del cartello dovevano pagare nel caso in cui le loro lampadine fossero durate, per esempio, più di 1500 ore.
l'obsolescenza programmata ha effetto e la vita utile cala rapidamente. In appena 2 anni passa da 2500 ore a meno di 1500. Negli anni 40 il cartello raggiunge il suo obiettivo. Una lampadina standard dura soltanto 1000 ore. Posso capire che nel 32 questo tipo di economia fosse allettante. All'epoca la sostenibilità non era un problema da prendere in considerazione. Si guardava al pianeta non come una cosa unica, con risorse limitate, ma come una fonte di abbondanza. Paradossalmente, la lampadina è da sempre il simbolo di idee e innovazioni, ma è anche uno dei primi e migliori esempi di obsolescenza programmata. Nei decenni successivi, gli investitori depositano dozzine di brevetti per nuove lampadine, inclusa una che dura 100.000 ore. Nessuna di queste entra in commercio. Ufficialmente Phoebus non è mai esistito, ma le sue tracce non sono state del tutto nascoste. La strategia dei suoi membri era cambiare nome ripetutamente. Si fecero chiamare il Cartello Internazionale dell'Elettricità e continuarono a cambiare nome. Il punto fondamentale, però, è che quell'idea come istituzione esiste ancora. A Barcellona, Marcos ha ignorato il consiglio dei negozianti di ricomprare la stampante. È determinato a riparare la sua e in internet ha trovato una persona che ha scoperto qual è esattamente il problema. È il piccolo sporco segreto delle stampanti a getto d'inchiostro. La stampante mi diceva che un componente andava sostituito e io ho deciso di ripararla da solo. Ciao Marcos. Ho ricevuto il tuo messaggio. Marcos ha contattato l'autore del video. Come va? Bene. Ho dato un'occhiata e ho scoperto che sul fondo c'è un serbatoio per l'inchiostro di scolo. Questo serve perché la stampante pulisce costantemente le testine spruzzandoci dell'inchiostro, che attraverso un buco sul fondo finisce in una grande spugna. Secondo le impostazioni predefinite, dopo un certo numero di spruzzi, la stampante decide che è piena e smette di funzionare. La giustificazione è che non devi ritrovarti la scrivania piena di inchiostro, ma secondo me c'è di più. È la tecnologia, è tutto progettato per guastarsi. L'obsolescenza programmata nasce contemporaneamente alla produzione in serie e al consumismo. La questione dei prodotti creati per durare sempre meno fa parte di un disegno iniziato con la rivoluzione industriale, quando le macchine consentirono di produrre beni molto più economici. Per i consumatori fu una gran cosa, ma questi non riuscivano a stare al passo delle macchine perché c'era troppa produzione. Già nel 1928, un'influente rivista pubblicitaria avverte che un articolo che non si deteriora è una tragedia per gli affari. La produzione in serie rende i prodotti ampiamente disponibili. I prezzi crollano e le persone comprano per divertimento invece che per necessità. L'economia esplode. Nel 1929 il consumismo viene bruscamente fermato dal crollo di Wall Street, che porta negli Stati Uniti una profonda recessione. Unemployment reached staggering proportions. By 1933, one fourth of our labor force was unemployed. La gente non fa più la fila per comprare, ma per lavorare e mangiare. Da New York arriva una proposta radicale su come riavviare l'economia. Bernard London, un prominente agente immobiliare, suggerisce di vincere la depressione rendendo obbligatoria per legge l'obsolescenza programmata. È la prima volta che il concetto viene messo per iscritto. London propone che tutti i prodotti abbiano una vita limitata,
con una data di scadenza, dopo la quale verranno considerati legalmente inutilizzabili e consegnati dai consumatori a un'agenzia governativa che li distruggerà. Cercava un equilibrio tra capitale e lavoro per garantire un mercato ai nuovi prodotti. Così ci sarebbe sempre stata richiesta di lavoro e quindi nuovo capitale. Per London, con l'obsolescenza programmata obbligatoria, l'industria ripartirà, le persone continueranno a consumare e tutti avranno un lavoro. Giles Slade è a New York per sapere di più sulla persona dietro l'idea. Vuole scoprire se con l'obsolescenza programmata Bernard London mirava solo ai profitti o voleva aiutare i disoccupati. Ho qui una sua foto. Dorothea Weitzner ha conosciuto London negli anni 30, durante un'uscita con la famiglia. Ecco. Non mi dica lui qual è, non... Ah, era un tipo interessante, vero? Aveva proprio un'aria da intellettuale. Lei incontrò London nel 33, quando... Avevo 16 o 17 anni. I miei genitori avevano una grande Cadillac che sembrava un dirigibile. Mia madre guidava come uno chauffeur. Mio padre sedeva davanti e i signori London dietro in questa grande limousine. Papà chiese al signor London di spiegarmi la sua filosofia. Era un uomo molto interessante e in poche parole mi espose la sua idea per fermare la depressione. All'epoca c'era una grande crisi economica, peggio di quella attuale. Lui era ossessionato dalla sua idea, un po' come un artista da un quadro. Nell'auto mi sussurrò che temeva che la sua proposta sarebbe risultata troppo radicale. Infatti, la proposta di London viene ignorata e l'obbligatorietà per legge dell'obsolescenza non viene attuata. Due decenni dopo, negli anni 50, l'idea riaffiora, ma con una differenza fondamentale. Non si pensa più di obbligare il consumatore, ma di sedurlo. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America. Questa è la voce di Brooke Stevens, il fautore dell'obsolescenza programmata nell'America del dopoguerra. Questo elegante progettista industriale creò di tutto, dagli elettrodomestici alle automobili, sempre con in mente l'obsolescenza programmata. In accordo con lo spirito dell'epoca, i suoi progetti comunicavano velocità e modernità. Persino la sua casa era particolare. Questa è la casa disegnata da mio padre in cui io sono cresciuto. Quando venne costruita, la gente pensò che fosse la nuova stazione degli autobus perché non sembrava un'abitazione. Una delle cose a cui mio padre teneva di più quando progettava era che il suo prodotto avesse carattere. Odiava gli articoli insulsi che non erano in grado di suscitare nel consumatore il desiderio di comprarli. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooke Stevens attraversò tutti gli Stati Uniti per promuovere l'obsolescenza programmata. Le sue idee attecchirono ed ebbero un'ampia eco. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Il marketing e il design portano a desiderare sempre l'ultimo modello.
Mio padre non ha mai progettato qualcosa in modo che, intenzionalmente, dopo un breve periodo di tempo smettesse di essere efficiente. L'obsolescenza programmata è assolutamente a discrezione del consumatore. Nessuno obbliga i clienti a entrare in un negozio e a comprare un prodotto. È una cosa che fanno volontariamente, è una loro scelta. Libertà e felicità attraverso il consumo illimitato. Lo stile di vita americano degli anni 50 crea le basi per l'odierna società consumistica. Senza l'obsolescenza programmata questi posti non esisterebbero. Non ci sarebbero prodotti, non ci sarebbero industrie, né designer o architetti. Non ci sarebbero commessi, addetti alle pulizie, guardie di sicurezza. Non ci sarebbe nessun lavoro. Ogni quanto cambiate il cellulare? 18 mesi. Una volta l'anno. Una volta l'anno? Una volta l'anno? Oggi l'obsolescenza programmata è parte integrante del curriculum di chi studia architettura e ingegneria. Boris Knuth insegna il concetto di ciclo di vita di un prodotto, un moderno eufemismo per obsolescenza programmata. Ho fatto spese per voi. Ho preso un paio di cose, una pentola, del sale, una camicia, un'altra camicia. Gli studenti imparano a progettare in un mondo del lavoro dominato da un solo obiettivo. Acquisti frequenti e ripetuti. Passatevi questi e ditemi secondo voi fra quanto si rovineranno, cioè quanto dureranno. I designer devono capire per quale azienda lavorano. È questa, infatti, a decidere quanto spesso rinnovare prodotti e offerte in base a un modello aziendale. I designer devono capire qual è il loro compito e progettare i prodotti in maniera che rispondano esattamente alle strategie di vendita del cliente per cui lavorano. L'obsolescenza programmata è alle origini della notevole crescita economica che il mondo occidentale ha vissuto negli anni 50. Da allora, la crescita è il santo graal della nostra economia. Viviamo in una società della crescita, la cui logica non è crescere per soddisfare i propri bisogni, ma crescere per crescere, all'infinito. La produzione cresce senza limiti, e per giustificarla è necessario che anche il consumo cresca senza limiti. Serge Latouche è un noto critico della società di crescita e ha scritto ampiamente al riguardo. Essenzialmente vengono usati tre strumenti: la pubblicità, l'obsolescenza programmata e il credito. Da una generazione a questa parte il nostro ruolo è consumare, chiedere prestiti e comprare cose che non ci servono. Non ha alcun senso. I critici fanno notare che la società della crescita è insostenibile, perché è basata su un'evidente contraddizione. Chi pensa che una crescita illimitata sia compatibile con un pianeta che invece è limitato, o è pazzo o è un economista. Il dramma è che oggi siamo tutti economisti. Perché ogni 3 minuti nel mondo viene creato un prodotto nuovo? È necessario? Penso che molte persone abbiano capito che le cose devono cambiare quando i politici hanno iniziato a dire che comprare è il modo migliore per riavviare l'economia. Si potrebbe dire che con la società della crescita ci troviamo a bordo di un'automobile da corsa che ormai non ha più un guidatore e che sta viaggiando a tutta velocità. Il suo destino è inevitabilmente quello di andare a fracassarsi contro un muro o di finire in un burrone.
Consultando diversi manuali di manutenzione, Marcos scopre che la vita utile di molte stampanti viene stabilita dagli ingegneri all'inizio. La cosa è possibile grazie a un chip installato nella stampante. Ho trovato il chip. Si tratta di una EEPROM che memorizza il numero di stampe effettuate. Raggiunta una certa soglia, la stampante si blocca e non stampa più. Come ci si sente a progettare un articolo in modo che si guasti? Il dilemma è al centro di un film inglese del 51, in cui un giovane chimico inventa una fibra indistruttibile. Lui è convinto che sia un enorme progresso. Invece, scopre che qualcuno non è contento della sua invenzione ed è costretto a scappare sia dagli industriali tessili che dagli operai, preoccupati di perdere il lavoro. È interessante e mi ricorda un fatto realmente accaduto nell'industria tessile. Nel 1940, il gigante chimico DuPont annuncia l'arrivo di una rivoluzionaria fibra sintetica, il nylon. Le donne celebrano le nuove e resistenti calze, ma la gioia ha vita breve. Mio padre lavorò per la DuPont prima e dopo la guerra, nel reparto nylon, e mi raccontò una storia sulla nascita di questa fibra. Durante la sperimentazione per le calze, agli uomini del reparto venne chiesto di portare dei campioni a casa e di farli provare alle mogli o alle fidanzate. Mio padre portò le calze a mia madre e lei rimase estasiata dai primi campioni perché erano davvero resistenti. I chimici della DuPont hanno di che essere orgogliosi, dato che anche gli uomini apprezzano la resistenza delle calze di nylon. Il problema era che duravano troppo. Le donne erano molto contente del fatto che le calze non si smagliavano, ma sfortunatamente le aziende produttrici erano destinate a venderne poche. La DuPont dà nuove istruzioni al padre di Nicholas Fox e ai suoi colleghi. Gli uomini del reparto dovettero ricominciare da capo per creare una fibra meno resistente, qualcosa che fosse più delicato e che si smagliasse, in modo che le calze non durassero così tanto. Gli stessi chimici che si sono dati da fare per creare un nylon durevole seguono lo spirito dell'epoca e lo rendono meno resistente. La fibra indistruttibile scompare dalle fabbriche, proprio come nel film. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. A quarter of a million. Just suppress it. Yes. Cosa provano i chimici della DuPont nel ridurre deliberatamente la vita di un prodotto? Deve essere stato frustrante utilizzare le proprie capacità per creare un prodotto inferiore, dopo aver lavorato sodo per ottenerne uno di grande qualità. Però può darsi che sia una mia idea. Probabilmente, invece, farlo resistente o debole era lo stesso. Era il loro lavoro. Ovviamente gli ingegneri si trovavano in un periodo complicato. Confrontarsi con l'obsolescenza programmata li portò a interrogarsi sui principi fondamentali. C'erano gli ingegneri della vecchia scuola che credevano di dover realizzare prodotti utilizzabili per sempre, indistruttibili. E poi c'erano quelli della nuova scuola che erano guidati dal mercato e volevano realizzare prodotti il più possibile usa e getta. Lo scontro si risolse con il sopravvento della nuova scuola. L'obsolescenza programmata non affligge solo gli ingegneri. La frustrazione dei consumatori emerge nel dramma di Arthur Miller, morte di un commesso viaggiatore.
Proprio come Willy Lomax, i consumatori possono solo lamentarsi, impotenti. Once in my life I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them so when you finally paid for them, they're used up. I consumatori non sanno che oltre la cortina di ferro, nei paesi del blocco orientale, c'è un'intera economia priva di obsolescenza programmata. L'economia comunista non è regolata dal libero mercato, ma pianificata centralmente dallo Stato. È inefficiente e afflitta dalla continua mancanza di risorse. In un sistema del genere, l'obsolescenza programmata non ha senso. Nell'ex Germania dell'Est, la più efficiente economia comunista, le regolamentazioni ufficiali impongono che lavatrici e frigoriferi durino 25 anni. Ecco, questo è un frigorifero della Germania dell'Est. L'ho comprato nel 1985, quindi ha più di 25 anni. E la lampadina ha la stessa identica età, perché non ho mai dovuto sostituirla. Nel 1981, una fabbrica di Berlino Est lancia una lampadina a lunga durata. La porta a una fiera internazionale, sperando di trovare compratori in Occidente. Quando i produttori della Germania dell'Est presentarono questa lampadina a lunga durata alla fiera di Hannover del 1981, i colleghi occidentali dissero: «Diventerete disoccupati per vostra stessa mano». Gli ingegneri della Germania dell'Est replicarono: «No, è vero il contrario. Risparmiando risorse e non sprecando il tungsteno, manterremo il lavoro». I compratori occidentali rifiutano la lampadina. Nel 1989 crolla il muro di Berlino, le fabbriche vengono chiuse e la lampadina a lunga durata esce dalla produzione. Adesso si può trovare solo in musei ed esposizioni. Vent'anni dopo il crollo del muro di Berlino, il consumismo dilaga sia nell'est che nell'ovest. Ma c'è una differenza. Nell'era di internet, il consumatore è pronto a combattere l'obsolescenza programmata. Il nostro primo lavoro, che ha sfondato, è stato un cortometraggio sull'iPod. Io ero al verde e avevo comprato un iPod per 500 o 400 dollari. Poi, circa 8 mesi dopo, 12 forse, la batteria è morta. Ho chiamato la Apple, allora, per chiedere di sostituirla. Ma all'epoca la loro politica era consigliare al consumatore di comprare un iPod nuovo. Potrebbe comprarne uno nuovo. La Apple non fornisce... No. La Apple non fornisce nuove batterie per l'iPod. La cosa seccante non era che la batteria si era fusa, perché se succede al mio telefonino Nokia posso sostituirla. Anche per il mio portatile Apple posso ricomprare la batteria. E invece, per l'iPod, che non costa poco, se la batteria muore devo ricomprare tutto. A mio fratello venne in mente di girare un video su questa cosa. Andammo in giro con stencil e bombolette a scrivere su tutte le pubblicità dell'iPod: la batteria insostituibile dell'iPod dura solo 18 mesi. Pubblicammo il video sul nostro sito e in un mese arrivò a 5 o 6 milioni di visualizzazioni. E il sito impazzì letteralmente. Elizabeth Pritzker, un avvocato di San Francisco, sente parlare del video e decide di citare in giudizio l'Apple in merito alla batteria dell'iPod. Mezzo secolo dopo il caso della lampadina, l'obsolescenza programmata è di nuovo in tribunale. Quando avviammo la causa, l'iPod era in commercio già da 2 anni.
L'Apple ne aveva venduti circa 3 milioni in tutti gli Stati Uniti. Molti possessori di iPod hanno avuto problemi con la batteria e vorrebbero fare causa alla Apple. Uno di questi è Andrew Wesley. Fra tutti i consumatori che ci avevano contattato, selezionammo quelli che ci sembravano più adatti per una class action. La class action, o azione di categoria, è una procedura tipica degli Stati Uniti. In pratica, in un'azione legale, un piccolo gruppo di persone agisce a nome di un gruppo più grande. In quanto rappresentante di categoria, parlavo a nome di migliaia, o forse decine di migliaia di persone. Il caso divenne famoso come Wesley contro Apple. Quando i miei amici e la mia famiglia seppero che si trattava di una causa importante, pensarono che fossi diventato un estremista. Mi consideravano tipo Erin Brockovich. Nel dicembre del 2003, Elizabeth Pritzker presenta il caso al tribunale San Matteo, a pochi isolati dalla sede dell'Apple. Chiedemmo alla Apple alcuni documenti tecnici relativi alla durata della batteria dell'iPod e ricevemmo una marea di informazioni che riguardavano la progettazione della batteria e i test effettuati. Così scoprimmo che il tipo di batteria a litio che veniva utilizzata nell'iPod in realtà era stata disegnata di proposito per avere un periodo di vita breve. Sono convinta che lo sviluppo dell'iPod volesse rientrare nell'obsolescenza programmata. Dopo mesi di tensioni, le parti raggiungono un accordo. La Apple inizia a produrre batterie sostitutive e estende la garanzia a 2 anni. E ai querelanti viene offerto un indennizzo. Una cosa che personalmente mi infastidisce è che la Apple si presenta come un'azienda giovane, moderna e innovativa. Ma per un'azienda del genere, non avere una buona politica ambientale che permetta ai consumatori di restituire i prodotti per un corretto smaltimento e riciclaggio è davvero assurdo e soprattutto incoerente. L'obsolescenza programmata produce un flusso continuo di rifiuti che vengono portati nei paesi del terzo mondo, fra cui il Ghana. Circa 8 o 9 anni fa mi sono accorto che in questo paese arrivavano carichi su carichi di rifiuti elettronici. Parliamo di computer fuori uso, vecchi televisori, cose che nei paesi sviluppati nessuno vuole più. Inviare rifiuti elettronici al terzo mondo è vietato da un trattato internazionale, ma viene fatto grazie a un trucco. I rifiuti vengono definiti prodotti di seconda mano. Oltre l'80% dei rifiuti elettronici che arrivano nel Ghana è inutilizzabile e i container vengono svuotati nelle discariche per tutto il paese. Ci troviamo nella discarica di Agbogbloshie. In questa zona scorre un fiume chiamato Odo, che un tempo era bellissimo. Si faceva strada verso il mare ed era ricchissimo, pullulava di pesci. Noi andavamo a scuola non lontano da qui e venivamo spesso lungo il fiume. Giocavamo a pallone mentre i pescatori organizzavano gite in barca. Me lo ricordo bene. Adesso però è tutto finito. Questa cosa mi addolora terribilmente e mi fa arrabbiare. Adesso non ci sono più scolari che giocano dopo le lezioni. Ci sono solo ragazzi poveri che rovistano fra i rifiuti. Bruciano il rivestimento isolante dei cavi dei computer per prenderne le parti metalliche. Quello che rimane viene raccolto dai bambini, che cercano eventuali pezzetti di metallo sfuggiti ai ragazzi più grandi.
Alcuni ci hanno detto: stiamo cercando di rimediare alla disparità di tecnologia che c'è tra Europa e America e il Ghana e il resto dell'Africa. La verità, però, è che i computer che ci portano non funzionano. Non ha senso accogliere rifiuti elettronici se non si sa che cosa farne. Questo paese non ne produce e viene utilizzato come discarica. Per tanto tempo i rifiuti dell'era industriale sono rimasti nascosti, ma adesso stanno entrando nelle nostre vite e non possiamo evitarlo. L'economia dello spreco è alla frutta, perché non c'è più fisicamente posto per i rifiuti. Penso che con gli anni abbiamo compreso che il pianeta su cui viviamo non può sostenere questa situazione per sempre. C'è un limite alle risorse naturali e c'è un limite alle fonti energetiche. I posteri non ci perdoneranno mai, perché sicuramente scopriranno l'usa e getta e sapranno dello stile di vita consumistico dei paesi. Alcuni ci hanno detto: stiamo cercando di rimediare alla disparità di tecnologia che c'è tra Europa e America e il Ghana e il resto dell'Africa. La verità, però, è che i computer che ci portano non funzionano. Non ha senso accogliere rifiuti elettronici se non si sa che cosa farne. Questo paese non ne produce e viene utilizzato come discarica. Per tanto tempo i rifiuti dell'era industriale sono rimasti nascosti, ma adesso stanno entrando nelle nostre vite e non possiamo evitarlo. L'economia dello spreco è alla frutta, perché non c'è più fisicamente posto per i rifiuti. Penso che con gli anni abbiamo compreso che il pianeta su cui viviamo non può sostenere questa situazione per sempre. C'è un limite alle risorse naturali e c'è un limite alle fonti energetiche. I posteri non ci perdoneranno mai, perché sicuramente scopriranno l'usa e getta e sapranno dello stile di vita consumistico dei paesi. In tutto il mondo le persone iniziano a muoversi contro l'obsolescenza programmata. Mike Anane combatte dall'ultimo anello della catena. Ha iniziato raccogliendo informazioni. Qui tengo i rifiuti elettronici che hanno l'etichetta o la targhetta. Questa dice Centro Amo, Jelland Occidentale. È danese. Questo è tedesco ed è inutilizzabile. Westminster College, Apple. L'Apple si vanta tanto di essere ecologica, ma in queste discariche ci sono un mucchio di prodotti Apple. Dalle etichette ho creato un database con tutti i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono delle aziende che possedevano i rifiuti elettronici scaricati nel Ghana. Mike Anane vuole trasformare questi dati in prove per un processo. Dobbiamo agire e citare in giudizio le persone, così smetteranno di scaricare i rifiuti elettronici nel Ghana. Marcos è di nuovo in internet, in cerca di un modo per prolungare la vita della sua stampante. Ha scoperto un sito russo che offre un software gratuito per stampanti che hanno un chip contatore. Il programmatore si preoccupa addirittura di spiegare le proprie motivazioni. Succede perché sono costruite male. Si tratta di una politica commerciale negativa, sia per l'utente che per l'ambiente. Io ho trovato il modo di creare un software facilmente utilizzabile che permette di resettare il contatore di inchiostro. Marcos non sa cosa aspettarsi, ma decide di scaricare comunque il software. Da un paesino della Francia, John Takra combatte l'obsolescenza programmata aiutando le persone di tutto il mondo a condividere progetti e idee lavorative. Nei paesi più poveri, le cose vengono regolarmente riparate.
L'idea di buttarle perché per qualche motivo hanno smesso di funzionare è inconcepibile e ignobile al sud. In India esiste proprio una parola, Jugad, per indicare questa tradizione di riparare sempre le cose a prescindere dalla complessità. Noi cerchiamo persone che portano avanti progetti concreti, che non si limitino a esporre teorie, a lamentarsi di quanto male vanno le cose o a dire che cosa andrebbe cambiato. Una di queste persone è Warner Phillips, discendente della famiglia produttrice di lampadine. Ricordo che mio nonno mi portò in uno degli stabilimenti della Philips ad Eindhoven per mostrarmi la produzione in serie delle lampadine. È una cosa fantastica. Quasi un secolo dopo la creazione del cartello della lampadina, Warner Phillips continua la tradizione, ma con un altro approccio. Produce una lampadina a LED che dura 25 anni. Non ci sono due mondi separati, quello ecologico e quello commerciale. Economia e sostenibilità devono andare per mano, è la base migliore per un'azienda. E l'unico modo per riuscirci, secondo me, è considerare i veri costi delle risorse impiegate. Bisogna guardare sia al consumo di energia per la produzione che a quello indiretto per il trasporto. Se facessimo pagare ai trasportatori il vero costo dei trasporti, anche senza considerare che il petrolio è una fonte non rinnovabile e che per ora non sappiamo come sostituire, direi che dovremmo moltiplicare i costi per 20 o 30. Se carichiamo questi costi nei prezzi dei prodotti, ecco che per le aziende e gli imprenditori di tutto il pianeta diventerà vitale realizzare articoli che durino per sempre. Si può combattere l'obsolescenza programmata rivedendo la progettazione dei prodotti. Secondo un nuovo pensiero, il cradle to cradle, dalla culla alla culla, se le fabbriche lavorassero come la natura, l'obsolescenza programmata diventerebbe obsoleta. Quando parliamo di protezione ambientale, pensiamo sempre a risparmiare, rinunciare, evitare, ridurre. Però se guardiamo la natura, non c'è nessun risparmio, rinuncia o riduzione. La natura produce di continuo, ma i fiori appassiti, le foglie morte e gli altri materiali di scarto non vanno sprecati. Diventano nutrienti per altri organismi. È un ciclo. La natura non produce rifiuti, ma nutrienti. Braungart crede che le industrie possano imitare questo virtuoso ciclo naturale. Dimostra che è fattibile riprogettando il sistema di produzione di un'industria tessile svizzera. Quando la fabbrica, per esempio, tappezza un divano o una poltrona con un tessuto come questo, i ritagli di stoffa sono così tossici da dover essere smaltiti con i rifiuti speciali. Braungart scopre che nella fabbrica vengono utilizzati centinaia di composti chimici altamente tossici. Per la produzione dei nuovi tessuti, lui e la sua equipe riducono la lista a 36 sostanze, tutte biodegradabili. Adesso puoi anche mangiarli. Questi prodotti sono talmente innocui che potresti addirittura metterli nel latte. Nella società dello spreco, i prodotti a vita breve alimentano il problema dei rifiuti. Se però non sono rifiuti, ma nutrienti, diventano materiale per cose nuove. Per i critici dell'obsolescenza programmata, modificare la produzione non basta. Vorrebbero che rivedessimo i nostri valori e l'intero sistema economico. È una vera rivoluzione, soprattutto a livello culturale, perché si tratta di un cambiamento di mentalità. Questa rivoluzione è chiamata decrescita. Serge Latouche tiene conferenze per il paese, spiegando come uscire dalla società della crescita. La decrescita è un termine provocatorio, la cui unica funzione è quella di rompere con il discorso
un po' euforico, della crescita produttiva, infinita e sostenibile, mostrando quindi la necessità di cambiare logica. L'essenza della decrescita può essere riassunta in una parola: ridurre. Ridurre la nostra impronta ecologica, i nostri rifiuti, la nostra produzione, il nostro consumo. Riducendo consumo e produzione, guadagneremmo tempo prezioso per sviluppare nuove forme di ricchezza, che hanno il vantaggio di non esaurirsi in seguito al consumo, come per esempio l'amicizia, il sapere. Il fatto che ci affidiamo sempre di più agli oggetti per accrescere la nostra autostima dipende dalla rottura che c'è stata con ciò che un tempo formava la nostra identità, come l'appartenenza a una comunità, il legame con la terra e tutto quello che è stato rimpiazzato dal consumismo. Se la felicità dipendesse dal livello di consumo, dovremmo aver raggiunto la felicità assoluta, perché oggi consumiamo 26 volte quello che si consumava ai tempi di Marx. Le persone, però, non sono 26 volte più felici di allora, perché la felicità è soggettiva. C'è chi teme che la decrescita distruggerà la nostra economia, facendoci ripiombare nell'età della pietra. Tornare a una società sostenibile in cui la nostra impronta ecologica non distrugga il pianeta difficilmente significherà tornare all'età della pietra. Per paesi come la Francia vorrà dire tornare agli anni 60, che non sono affatto un periodo primitivo. Possiamo dire che la società della decrescita realizza la visione di Gandhi, che diceva che il mondo è abbastanza grande da soddisfare le necessità di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per saziarne l'avidità. Marcos installa nel suo computer il software gratuito. Grazie a questo, può resettare il chip contatore all'interno della sua stampante. La stampante si sblocca immediatamente.